Offrire assistenza qualificata ai cittadini, snellendo le lungaggini burocratiche derivanti dalla carenza di personale degli uffici comunali. E questo l'obiettivo della convenzione biennale che il Comune di Chieti ha siglato con Inca CGL, CAF UCI e Patronato MCL, in risposta all'avviso pubblico bandito dall'ente, come spiegato in conferenza stampa da Enrico Raimondi, assessore del Comune di Chieti. Come promesso abbiamo attivato questa convenzione per aiutare i cittadini attraverso i CAF e i patronati che hanno aderito per la compilazione delle domande per l'assegnazione degli alloggi popolari e le altre prestazioni legate all'ISEE, quindi un'efficienza maggiore da parte dell'amministrazione comunale che ha in tal modo diffuso il bisogno e l'esigenza abitativa tra soggetti collettivi. A tutto questo si aggiunge anche l'assistenza per conseguire i sostegni economici per le categorie più colpite dal Covid, come ribadito da Giuseppe Visco, direttore del patronato Inca della CGL di Chieti. Quelle più di immediata scadenza sono due, il cosiddetto bonus di 2.400 euro e il REM. Per quanto riguarda il bonus di 2.400 euro, già il 9 di aprile ben 235.000 lavoratori hanno già percepito in automatico questo bonus, e si tratta di lavoratori che avevano percepito l'indennità onnicomprensiva prevista dal decreto ristori quater. Il decreto sostegni amplia la platea, i lavoratori interessati sono quelli stagionali, i lavoratori a tempo determinato somministrati del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori a tempo determinato anche di altri settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori autonomi occasionali, i lavoratori dello spettacolo e anche i lavoratori addetti alle vendite a domicilio. La novità di questi giorni è che la scadenza inizialmente prevista per il 30 di aprile è stata posticipata dall'INPS al 31 di maggio, invece non risulta ad oggi nessuna proroga per la presentazione delle domande di REM, cosiddetto reddito di emergenza, la cui scadenza è prevista appunto per il 30 di aprile. In questo caso ci sono due tipologie di beneficiari: coloro che avevano già beneficiato, diciamo così, del REM previsti dai precedenti decreti, anche se si sposta la competenza temporale dei requisiti, si fa riferimento principalmente al mese di febbraio per quanto riguarda la situazione economica delle famiglie, ci deve essere un ISEE che non superi i 15.000 euro. In ogni caso ci sono una serie di requisiti che è opportuno verificare recandosi direttamente al patronato Inca CGL. La novità è che è stata concessa la possibilità di presentare domanda di REM anche a tutti coloro che erano beneficiari di una NASPI che è terminata in un periodo che va dal 1 luglio 2020 al 28 febbraio 2021. L'INPS ha anche inviato sms ai potenziali beneficiari di REM che hanno avuto una NASPI scaduta entro il 28 di febbraio. In questo caso i lavoratori non devono avere un ISEE superiore a 30.000 euro.